Buongiorno dottoressa, ho nella mente una poesia di Ada Negri, Il macinino. Posso declamargliela? Certo, Maria, faccia pure, risposi. La mia paziente iniziò. Guarda un po' che vanitosa, veste nuova in panno fino, guanti bianchi, nastri rosa e una rosa al cappellino. Dove andrà con tanta spocchia mentre io qui fra le ginocchia giro e giro il macinino? Ma giustizia al mondo c'è, mentre lei sarà a passeggio per le strade al sole e al vento, io qui al caldo ben contento mi berrò tutto il caffè. Bene, Maria, dissi, questa poesia è molto bella, mi dica le associazioni che le vengono in mente. La mia paziente iniziò dicendo: la mia psiche è un macinino. I miei pensieri sono chicchi di caffè. Io li metto dentro questo antico strumento e questo li trita, li trita, li trita come impazzito. Così i miei pensieri vengono triturati come i chicchi e diventano confusivi, scomposti, illogici. Cara Maria, dissi alla mia paziente, questo macinino è il simbolo della schizofrenia, della confusione mentale. Aggiunsi, lei immagini che la mente sia come un grembo dove i pensieri sono feti. Questo simbolico macinino si inserisce dentro la sua mente e distrugge questi feti che vogliono venire alla luce. È uno strumento di confusività, di illogicità, di irrazionalità. Maria disse, è vero, dottoressa, io macino, macino, macino con la mia mente, producendo frasi illogiche, disconnesse. Allora ripresi dicendo, Maria, io le tendo la mano, con questa fermo il macinino patologico della sua mente. Lo blocco, impedisco che esso venga a tritare i chicchi dei suoi pensieri e lo sostituisco con un nuovo macinino sano e non malato. Questo sminuzzerà i chicchi ma ne otterrà una polvere liscia e odorosa. Fuor di metafora, i suoi pensieri saranno smembrati, ma per essere ricomposti in frasi logiche e ordinate. Si creerà così nella sua mente un ordine del discorso. Il macinino non triturerà più i suoi pensieri per distruggerli, ma li macinerà per produrre frasi razionali e corrette. Maria mi guardò negli occhi e disse: dottoressa, non è facile fare quello che lei dice. La mia mente è come abitata da un macinino impazzito che distrugge tutti i chicchi dei miei pensieri. Allora io dissi, Maria, lei si deve sforzare a mettere ordine nella sua psiche. Ascolti i messaggi di chi le parla e cerchi di rispondere in maniera adeguata. Io blocco il macinino impazzito della sua mente in modo che non produca più frasi disconnesse. Lei però deve collaborare con me. Deve cercare di razionalizzare al massimo i suoi pensieri. Ecco, trasformiamo insieme il macinino impazzito in una macchina della salute. Inseriremo in esso i chicchi di pensiero e dal suo cassetto vedremo uscire una miscela liscia e profumata. Gusteremo il profumo ottimo e ristoratore. Poi gusteremo un bel caffè alla sua salute.
questo nuovo macinino triterà i chicchi dei suoi pensieri per produrre un discorso logico e razionale. Abbatteremo la confusività e l'illogicità. Maria mi disse: va bene, dottoressa, io collaboro con lei. Ci sto, fermi il macinino impazzito della mia mente. E faccia sì che esso produca frasi logiche. Maria mi domandò come mai avesse un macinino simbolico impazzito nella sua psiche. Le dissi: forse qualche figura genitoriale, il padre o la madre, aveva un pensiero confusivo e lei lo ha assunto, lo ha assorbito, lo ha imitato. Ma ora non pensiamo alle cause, pensiamo alla soluzione. Lei rallenti il ritmo dei suoi pensieri in modo che siano più ordinati. Quando si accorge che questo simbolico macinino impazzisce, sia lei a dire basta. Chieda al macinino della sua mente di comportarsi diversamente. Allora dal cassettino vedrà uscire una polvere meravigliosa, profumata e bella. E così dalla sua psiche vedrà uscire pensieri ordinati e razionali. Lei ha una parte sana che è in grado di controllare questo macinino impazzito. Allora lo gestisca, lo faccia funzionare secondo ragionevolezza. La mia paziente sembrò rasserenata. Io le dissi: non abbiamo ancora molto tempo a disposizione. Lei faccia il lavoro che le ho detto e quando sarà guarita ci berremo un caffè insieme. Ma ora insista, insista per cambiare il meccanismo impazzito della sua psiche. È possibile, non è un'impresa vana. Aggiunsi: prima di salutarci, Maria, mi declami un'altra volta la poesia di Ada Negri, è molto bella. Allora la mia paziente iniziò: guarda un po' che vanitosa, veste nuova in panno fino, guanti bianchi, nastri rosa e una rosa al cappellino. Dove andrà con tanta spocchia mentre io qui fra le ginocchia giro e giro il macinino? Ma giustizia al mondo c'è, mentre lei sarà a passeggio per le strade, al sole e al vento, io qui al caldo, ben contento, mi berrò tutto il caffè. Bene, Maria, dissi, ora la saluto, speriamo di poter bere presto un caffè assieme.